davvero tanto male. Ora, ora! Sentite anche voi questo rumore? Sì, degli uccellini. Sapete, in paese mi hanno detto che c'è una festa, è vero? Era la bimba che più volte avevo visto nelle vie scorribande giù al villaggio. La sua mamma non aveva occhi che per lei. E la sua nonna ne era così affezionata che le confezionò un cappottino di lana rossa. E le stava bene, ma così bene, che ormai tutto il paese la chiamavano Cappuccetto Rosso! Cappuccetto Rosso, un applauso spontaneo! Cappuccetto Rosso! Oh, forza con le mani, Cappuccetto Rosso! Non avete mai visto Cappuccetto Rosso da me? Dove l'avete visto Cappuccetto Rosso? A casa è arrivato addirittura! Cappuccetto Rosso! Per andare dalla sua nonnina, che abita in un altro paesello, al di là del bosco. Ma io ho tanta fame che quasi quasi mi è venuta voglia di mangiarmela! Ma devo stare attento, perché il bosco è pieno di taglialegna! Bella bambina, dove stai andando di bello? Dici a me? Sì, dico proprio a te! Dalla mia nonnina a portarle una focaccia con un vasetto di burro che le ha preparato la mia mamma. Ma mi fa molto lontano la tua nonnina. Oh sì, proprio laggiù, passato quel mulino che si vede da qui laggiù nell'ultima casetta del paese. Senti, vengo anch'io. Ma, cara, ti va di fare un gioco? Oh, sì, sì! La nonna è proprio dura d'orecchie. Questa volta dovremo fare fortissimo, va bene? E allora, 1, 2, 3! Chi è? Insomma, chi è? Chi è? Chi è, mamma? Chi è?
E sono venuto a portare ma una focaccia e un vasetto di burro. Sono venuto a portare una focaccia e un vasetto di burro. Cara, cara cappuccetto, tira il saliscendi e la porta si aprirà. Tira il saliscendi. Tira. Ah, tira, sali scendi, certo. Sali scendi. Questo qui, sali scendi. Attenzione lassù, non vorrei tirar giù qualcuno. E questo sali scendi? No. E questo sali scendi? Perché sali scendi invece è questo. No. E questo sali scendi? Siete sicuri? Sì! Bene, volete sali scendi? Oh, sali scendi, certo! Volevo vedere se eravate attenti, no? Per questo sali scendi! Certo, lo sapevo, perché... E chissà, perché si chiama sali scendi? Guardiamo! Sali... scendi! Oh. Mamma mia, quanto è brutta questa nonna! E io me la devo mangiare! E due, e tre! Fammi uscire! No! Wow. Finalmente eccomi arrivata alla casa della cara nonnina. Vediamo un po' se la nonnina è in casa. Mamma è in casa! Dovete però aiutarmi. Aiutatemi, aiutatemi, facciamo un giro. Proviamo a bussare la prima volta piano piano per farle uno scherzo. Al mio tre diciamo plin plin. Attenti, al mio tre. Uno, due, tre. Plin plin plin. No. Proviamo un'altra volta, questa volta un pochino più forte. Al mio tre, Uno, due, tre. Plin plin. Adesso dobbiamo fare fortissimo, la dobbiamo proprio svegliare. Al mio tre sempre fortissimo. Uno, due, tre. Oh, chi è? Nonnina! E sono Cappuccetto Rosso. La vostra nipotina. Ah. Sono venuta a portarvi una focaccia con un vasetto di burro che vi ha preparato la mia mammina. Oh, beh. Bene. Tira, sali scendi e la porta si aprirà. Tira, sali scendi e la porta si aprirà. Il sali scendi. So dov'è il sali scendi. Bambini, è qua? No! Qua no. Allora è? Sulla porta. È qua? No. Sulla porta. No, sulla porta. Quello è questo. Sì. Proviamo se funziona. È quell'altro più piccolo. Sali. Scendi. Oh.
cosa, il vasetto di burro e la... E la focaccia, vince la maglia. Vieni a letto qui vicino a me. Sì. Bambina, la nonna è proprio molto malata. Ha un aspetto stranissimo. Nonnina! Sì. Nonnina, ma... Ma che braccione lunghe che avete, non è Eccomi, con le mani! Con le mani, ma ora divertite per me! È molto faticoso tagliare questo lungo! Porco mia! Siete sicuri di questo? Sì, non l'abbiamo mai provato! Eccolo qua! Oh, un bel applauso al lupo intero! Bene! Prego, non manca! Prego! Macchinista! 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 Macchinista, maestro, ferma la musica. Bene, non andate via, ancora un minuto. Quale modo migliore di concludere uno spettacolo se non quello di cantare tutti insieme? Avete ragione, siete il pubblico migliore. Dunque, il cacciatore è venuto dal bosco. Oh, il mio destino finalmente conosco. Corri, corri, a più non posso. Questa è la storia di... Certo! Si recava dalla nonna malata. Mi va portasse pane burro e... Pane non era focaccia ma lo faceva io. Dunque tutti insieme... Corri, corri, a più non posso. Questa è la storia di... Cammino! L'ultima prova e ce ne andiamo tutti, via. Con un salto onesto al focolare, la brutta nonna mi son dovuto mangiare. E poiché non avevo sazio il pancione, io della bimba ne ho fatto un boccone. Tutti insieme, corri, corri, a più non posso. Questa è la storia.